Presidente, sabato c'è l'esordio del Teramo sul campo della Virtus Entella contro una retrocessa dalla Serie B, quindi un impegno importante per la formazione di Guidi. Le sensazioni sue? Ma la gara è molto importante, tra l'altro è una squadra molto forte che viene con quasi tutto un rafforzamento, cioè diciamo che la rosa è quasi la stessa che ha militato in Serie B. E non ci hanno permesso di spostare la partita proprio perché vogliono avere molto tifo a disposizione, quindi sabato sera, quindi essendo una località di mare, quindi ci troveremo in un ambiente abbastanza ostico dal punto di vista della tifoseria, però credo che il nostro mister possa fare la sua sporca figura, come si dice in qualche film. Il martedì chiude il mercato, ci saranno altri regali per i tifosi del Teramo? Martedì sera lo sapremo. Se ci si muove verso i prestiti da altre squadre oppure definitivi? Vediamo. Sono tutte cose che si devono vedere, valutare sulla base di entrate e uscite, come si dice. Soddisfatto per le plusvalenze di Cianci, Santore e Diachité? Assolutamente sì, credo che insomma il Teramo Calcio non vedeva plusvalenze da una decina di anni, sicuramente di questi importi. E poi perché comunque abbiamo fatto plusvalenze, specialmente con due ragazzi che abbiamo mandato in serie superiori, insieme al mister che ha militato per noi. Quindi credo che Teramo Calcio ha lavorato molto bene lo scorso anno e quest'anno sta dando anche segnali molto importanti, perché Guidi comunque sta riscuotendo notevole successo, specialmente nell'attrattere da noi dei giocatori di grosso spessore.